Sì, mi fa piacere aprire questo intervento raccontando un po' quella che è l'esperienza della sede dell'Unione Inquilini di Prima Valle, perché noi crediamo che anche su come si gestiscono le sedi, le proposte che si fanno, le iniziative di lotta che vengono dai territori per il diritto alla casa e i beni comuni più in generale, si possa fare un ragionamento di contenuti e di sostanza su quello che andremo a fare nel futuro. Quest'anno ci siamo trovati verso settembre con la notizia della vendita all'asta delle case popolari in cui potevano entrare i privati. Abbiamo fatto subito due assemblee popolari che subito abbiamo fatto un manifesto a livello romano, molto importante, che è uscito pure su Facebook e è stato rilanciato in tutta Italia. Abbiamo fatto due assemblee con 100-200 persone che hanno capito che c'era un attacco frontale al diritto all'abitare e alla casa anche per gli assegnatari. Gli abusivi, gli occupanti l'hanno capito pure loro. Abbiamo allargato il fronte anche a settori di movimento e alle istituzioni politiche del territorio e diciamo abbiamo lanciato la parola d'ordine no all'asta pubblica. E per la prima volta, cosa che non avveniva da 20 anni, nel quartiere di Prima Valle, non so se l'avete visto sul sito o nelle foto, abbiamo fatto un corteo di 400 persone che ha rindondato i politici, le istituzioni e è stato molto duro. Ha fatto un corteo di parecchi chilometri che ha collegato il quartiere di Prima Valle al corteo di Torre Vecchia. E la gente ci applaudiva, la gente si affacciava alle finestre, la gente è scesa e è venuto il TG2, la Piazza della Sette a Prima Valle, sono venuti molti giornalisti e abbiamo fatto politica in questa maniera. E secondo me, parallelamente a una mobilitazione che poi è stata anche nazionale in tutti i territori, a Lupi qualcosa gli è iniziato ad arrivare, perché si tratta comunque di centinaia di migliaia di persone che votano e comunque è un pezzo di inquilinato che ha fatto vedere che si mobilitava in massa. Poi a questo corteo, diciamo, sono susseguite assemblee, iniziative anche diffuse in molti quartieri della città. Abbiamo fatto una manifestazione alla Regione Lazio dove l'assessore si è dichiarato contro il governo Lupi, abbiamo tessuto la rete e per cui in tutta Italia altri assessori alla casa, ricordiamo quello di Milano, di Roma, di Napoli, si sono dichiarati contro a questo decreto infame e abbiamo vinto. Non è un fatto tranquillo che un ministro di un governo come quello di Renzi, autoritario, decisionista, che passa da carro armato su tutto, fa un passo indietro. Lupi, lo speculatore edilizio lombardo, con l'appoggio di Comunione e Liberazione, di tutta la peggio speculazione italiana che aveva pensato, studiato strategicamente come rubare fette di patrimonio pubblico per abbattere, ricostruire e cacciare via gli inquilini, è stato battuto. Noi abbiamo vinto. Abbiamo vinto il nocciolo di un attacco al diritto all'abitare e questo lì a Prima Valle, nel nostro quartiere, ce l'hanno riconosciuto. Noi abbiamo 700 deleghe, infatti abbiamo portato molti delegati. La nostra sede è sempre aperta mattina e sera, facciamo l'ufficio legale, il CAF, abbiamo occupato un'altra sede, abbiamo occupato un'altra sede dove facciamo la scuola popolare. Quando parlo di sinistra, destra, la sinistra, e calda ci voleva proprio. Grazie. Abbiamo aperto una scuola popolare dove si fa la scuola per i bambini e le bambine, dove si fa la musica popolare. Abbiamo iniziato ad aprire battaglie per il verde pubblico su parchi che sono abitati e sul contratto di quartiere. E diciamo che siamo un'interlocuzione forte anche con quella sinistra di alternativa, perché nella nostra sede sono stati organizzati convegni sulla scuola pubblica,
adesso che c'è la riforma Renzi, sono state organizzate iniziative sul lavoro, sul job act, e per cui si fa politica anche a tutto campo per certi versi. Allora questo è un esempio per come noi abbiamo fatto questo pezzettino in questo quartiere e sulla città di Roma. Ci manca naturalmente ancora più organizzazione, più forza, noi ce la mettiamo tutta. Quando abbiamo fatto quando il decreto è stato battuto, abbiamo fatto un altro manifesto dove abbiamo spiegato ai cittadini che abbiamo vinto. Anche l'uso dei mass media, della propaganda è molto importante, dovrebbe essere studiata e pensata meglio. Un grosso sfondamento sui giornali, c'è una grossa attenzione grazie a alcuni compagni che ci lavorano bene sulla questione dell'immagine e del rapporto con la stampa. Abbiamo avuto un grosso sfondamento a Roma, stiamo attenti a fare i comunicati stampa in maniera oculata, anche se io premo per farli molti, e continuiamo questa lotta, perché comunque la questione del decreto ex lupi rimane aperta per quanto riguarda la volontà di vendere il patrimonio. Ci stanno degli aspetti che sono ancora aperti, che dovremmo saper continuare nella battaglia regione per regione in maniera coordinata e unitaria, casomai con una stessa giornata di mobilitazione nazionale. Però è importante che la battaglia insieme agli inquilini e agli abusivi, su cui dobbiamo aprire una riflessione, perché sono parecchie decine e decine di migliaia di persone, insieme anche al fatto che ci stanno migliaia di appartamenti, 40.000 che sono abbandonati, e per cui anche lì si apre un discorso di autorecupero, autocostruzione, autogestione, che possiamo portare come nostro bagaglio ideale sperimentale alle regioni e al ministro nuovo che è arrivato. Ecco, questo è il comizio che abbiamo fatto al Torre Vecchia, che viene definito il Bronx. Siamo entrati lì dentro, ecco Fabrizio, ci stanno compagni anche delle occupazioni di casa. E diciamo che questa iniziativa che siamo riusciti a organizzare quel giorno l'hanno sentita in tutta la città. Abbiamo costruito alleanze con alcuni, poi abbiamo rotto, perché naturalmente abbiamo dei problemi che qualcuno è un po' geloso, diciamo così, e per cui ha preso la rincorsa 2 mesi dopo e ha cercato di non di allearsi, ma di fare una cosa, diciamo, parallela. Però quando io 7 giorni fa sono andato a bloccare uno sgombro di una palazzina, perché mi hanno chiamato inquilini, ci riconoscevano per l'Unione Inquilini, che aveva fatto il corteo e aveva bloccato la vendita delle case. E 3 giorni dopo ho costruito il comitato dell'Unione Inquilini di Torre Vecchia con tutte queste famiglie. Questo lo dico come cosa piacevole e un invito a lottare tutti insieme nel futuro. Grazie. Bravo.